Si è insediato il tavolo interdipartimentale sugli ipogei con l'obiettivo di mettere in rete le conoscenze, le competenze e le risorse che fanno capo a ciascuno dei soggetti che partecipa allo stesso tavolo. L'obiettivo è quello di studiare, di mettere in sicurezza la rete ipogeica che attraversa il sottosuolo della città dei templi. Durante l'incontro abbiamo condiviso un cronoprogramma che prevede una prima fase durante la quale censiremo e riporteremo su carta georeferenziata tutti gli imbocchi degli ipogei, completando un lavoro che avevamo già avviato nel 2010, poi interrotto per carenza di fondi. Conclusa questa fase, che pensiamo proprio di chiudere entro il 31 luglio, avvieremo i lavori per rilevare le condizioni di stabilità della parte della rete ipogeica oggi ispezionabile, e questa fase pensiamo di chiuderla entro la fine dell'anno. Contestualmente, entro la stessa scadenza, contiamo di chiudere anche le attività di ispezione del sottosuolo che stiamo portando avanti con il comune, al fine di individuare eventuali ulteriori cavità sotterranee oggi non conosciute o quantomeno non ancora georeferenziate. Conclusa questa fase, partirà quella operativa della redazione dei progetti e dell'individuazione dei canali per poterli finanziare. Quindi pensiamo che questa fase possa partire sicuramente entro il primo trimestre del 2020. Quindi a quella data partiranno i progetti per la messa in sicurezza e per la valorizzazione e il recupero di gran parte degli ipogei che attraversano il sottosuolo grigentino.